presentazione di performance per parlare da me invece al mito delle origini. Prima di iniziare vorrei ringraziare per la presenza del generale Vincenzo Procacci della Regione Carabinieri di Basilicata, il capitano Davide Parmigiani della comandante della compagnia di Senise, la signora Antonia Pisani, vedova Pizzuto, medaglia d'oro al valore militare, e il brigadiere capo vittima del dovere Nicola Madronico, oltre che il comandante della stazione della forestale di Noerfoli, Giosimino Viceconte, e il comandante della stazione di Senise, Giovanni Pelcone. Ringrazio inoltre per la presenza a tutti i sindaci e gli assessori dei comuni vicinori, e non vedo l'assessore del Sasso del comune di Misticci, che forse più lontano, e l'assessore del comune di Pelcone, che sono qua presenti, oltre moltissimi sindaci dell'area. Ringrazio il tavolo della Presidenza, che da benvenuto l'assessore all'ambiente e infrastrutture Aldo Berlinguer, al presidente della PD dottor Perri, Sua Eccellenza il vescovo Nove, e al presidente del Parco Nazionale del Pollino, notevole Pappatello. Il mio oggi è il compito di moderare questa presentazione del grande trattore del Senesese. Il grande trattore del Senesese, che è un progetto importante per il territorio e di cui adesso man mano andrà avanti questa presentazione, potete scoprire le peculiarità. Passerei subito la parola al sindaco di Senise, per il saluto. Vista forse l'urgenza degli impegni dell'assessore all'ambiente, che è atteso a Monte Scaglioso, passerei a questo punto subito la parola all'assessore all'ambiente, al Poderino. Guardate, io trovo inaccettabile che l'Italia, con il patrimonio culturale, con tutti i
paese, cosiddetto source nation, cioè il paese nel quale l'offerta di beni culturali ambientali eccede largamente la domanda. Tutti i nostri competitors sono gran parte di essi nella situazione opposta, cioè la loro offerta di beni culturali ambientali è sensibilmente ridotta rispetto alla domanda reale. Quindi noi siamo in grado di esportare cultura e ambiente, specie se visti insieme, attraendo flussi turistici. Questo è l'altro aspetto, la terza gamba, la quarta gamba di questa, questo esperimento, di questa iniziativa che mi convince moltissimo. Non possiamo essere ormai relegati al quinto posto per mondiale per flussi turistici, al terzo posto in Europa, dopo Francia e Spagna, non è una condizione accettabile. Tenuto conto anche della contingenza più ampia, se ci sono dei beni che per definizione non sono contendibili, come dicono gli economisti, cioè la fruizione dell'uno non depaura o non diminuisce la fruizione dell'altro, se io mangio una mela la tolgo e metto il mio, la mangio rosso. Se io guardo un quadro del Giorgione della Mantegna o guardo e fruisco di un percorso culturale o ambientale, lo faccio io, lo può fare chi mi si affianca, e la funzione dell'uno diminuisce la funzione dell'altro. Questo è importante perché i flussi turistici possono godere di questi beni senza privare altri della loro funzione. E siamo in un'epoca nella quale la funzione di beni culturali e ambientali alimenta la domanda degli stessi. C'è un, tutti voi ricorderanno nell'Ottocento uno studio di un grande economista, Alfred Marshall, che dimostrò che la funzione di beni culturali e ambientali, o meglio l'utilità marginale della funzione di beni culturali e ambientali, aumenta con le quantità date. È qualcosa di estremamente tecnico. In sostanza cosa significa? Significa che io più fruisco di un bene culturale o più fruisco di un bene ambientale, più imparo a conoscere questi beni, più ne apprezzo la qualità, più aumenta la domanda. Come quando si sente per la prima volta un ritornello, una musica, non la si conosce, da chi te la si respinge, quasi si ritrova a fischiettarla, quasi si ritrova ad apprezzarla, quella si vuole di più. E lo stesso vale per i beni ambientali. Capire che cos'è un faggio, un chioppo, e poi frequentarli, ritrovarli, alimenta la domanda. Questo è un fatto assai importante. Perché? Perché questa domanda è spinta da una sorta di evoluzione culturale, scolarizzazione. E siccome su scala mondiale la scolarizzazione sta aumentando, aumenta conseguentemente la domanda. Non solo, ma siccome i costi di trasporto a livello globale stanno diminuendo, noi ci troviamo in quest'epoca al crocevia di una sfida assai significativa rispetto ad altri paesi, che è quella di attrarre domanda turistica, appunto perché i costi di trasporto sono tendenzialmente più bassi alla portata di molti di più che in passato, e perché c'è una domanda alimentata dalla consapevolezza culturale di ciò che si fa a fruire, che tende esponenzialmente ad aumentare. Il 2012 è il primo anno in cui 1 miliardo di persone hanno fatto una vacanza all'estero. E noi scendiamo nella graduatoria turistica. Vedete che sono due vicende che non sono conciliabili, non sono collegabili. Noi dobbiamo porci nella condizione di accogliere questa sfida e di vincerla, perché abbiamo tutte le risorse necessarie. Invece sino ad oggi ci siamo fatti portatori di una visione conservativa, panpubblicistica, rifuggendo anche dall'esperienza del contributo dei privati, che va ovviamente controllato, che va ovviamente, se vogliamo, gestito all'interno di percorsi predefiniti, ma che possono dare un contributo significativo alla valorizzazione del patrimonio culturale ambientale. E mi pare che questo esperimento, questa iniziativa di oggi, vada proprio a superare.
vogliamo, carenze di cui l'Italia, ahimè, in particolare forse il milione, ma non solo, si è caratterizzata con un rilancio verso la prospettiva nuova, unire funzione ambientale, funzione culturale e alimentare il prodotto turistico, ovviamente predisponendo tutte le strutture di accoglienza e di ospitalità che sono necessarie, che ci pone in una visione di rilancio, una visione di corretta, modo di vedere, di rapporto tra territorio, cultura, storia e indotto che possiamo generare, che risulta senz'altro una frontiera, una epifania assai convincente, assai vincente. Quindi io mi complimento con voi che avete concepito questa iniziativa, l'avete fortemente voluta, sappiate che la regione è al vostro fianco, almeno per quanto mi concerne, questa iniziativa di iniziative simili che vogliono cogliere appunto questi obiettivi, quindi vi ringrazio nuovamente, mi scuso se devo lasciarvi immediatamente, ma varie urgenze, varie istanze meritano la massima attenzione da parte mia, e quindi grazie di nuovo e buon lavoro. Grazie all'assessore del Rigoletto, capiamo le necessità, insomma, gli altri territori che hanno problemi ben noti, e quindi noi ringraziamo per la presenza e lo salutiamo. Come salutiamo per la presenza il dottor Franco Pesce, ho dimenticato, funzionario della Regione Basilicata, il vicepresidente del Parco Collino, il dottor Franco Fiore, e il presidente del Parco della Valdagni, presidente Dottor, e anche la dirigente scolastica delle scuole primarie del comune di Sevilla, e poi i ragazzi del liceo classico della Morra che sono qua presenti. E adesso, nell'intercessione che abbiamo fatto prima, passiamo la parola al sindaco per le sue riflessioni. Sempre
un dibattito a volte anche molto alto, molto acceso, però con molto rima, quindi cercare di fare cose che fanno il libro non è possibile, poi quando si fanno le cose sono tutti consapevoli, fanno tutto lo sforzo, poi ci vuole la verifica, e noi siamo fiduciosi che questa verifica l'aspettiamo, perché siamo convinti di aver fatto una scelta giusta, di averla fatta anche bene. Credo uno degli aspetti più innovativi di questo appalto fosse stato la proposta, poi accettata da parte di tutti, di abbinare all'aggiudicazione dell'appalto di questo grande manufattore la gestione. Perché io sono molto preoccupato. 5 milioni di euro che si sul territorio, povero, con un grande problema di occupazione, e da un investimento così importante ci sono dei cittadini, è giusto che ci siano poi le aspettative. Quindi il ruolo di famiglia è di creare quelle cosiddette cattedrali presenti che spesso in mezzogiorno di prima, realizzare un'infrastruttura e poi nessuno la gestisce. Mi preoccupava, anche perché parliamo di uno spettacolo di alta tecnologia, una cosa non nuova per la nostra regione, che rilancia il nostro territorio, una cosa innovativa a livello nazionale, che è quello che si realizza a Senise, che si è ben chiaro a tutti, è qualche cosa come una punta di diamante in questo caso, perché ci sono altre realtà di questo genere, però non sono di questo livello, di questa grande spessore, di questa grande innovazione tecnologica che ci sarà la realizzazione di quest'opera. Ecco la mia volontà di dire abbiniamo, perché dobbiamo essere già certi da questo momento di dover poi fare la gestione. Infatti il gruppo l'arte di esercizio di lavoro farà la gestione per i 3 anni, quindi non ci sarà il problema per fare un'altra gara, chi sarà la giudicare, abbiamo la professionalità giusta per poter fare questo. Quindi noi partiamo bene, dico io, perché appena il lavoro sarà ultimato ci sarà la figlia, quindi anche la funzionalità. Che credo che è stata una cosa voluta fortemente da me, accettata da tutti, che credo che sia una sperimentazione che bisognerebbe portare avanti anche in altri ambiti della nostra regione, per cercare di far camminare quelle cose che si fanno e che si vogliono realizzare, per non creare poi i tempi morti. È un giorno importante perché è frutto di un lavoro avviato nel 2008, quando poi è stato studiato, concepito, l'idea di poter fare questa infrastruttura. Quindi si è deciso di realizzare a livello del programma sociale stesso, 10 milioni di euro, 4 macchiatori, uno dei quali, come dicevo prima, la posta della pietra, quindi la relazione del cantiere, il macchiatore San Costantino è stato realizzato, è stato avviato, noi siamo la seconda infrastruttura all'interno del nostro territorio che avviano i lavori, che noi ci auguriamo, visto che i tempi sono anche non poco lunghi, si parla di 200 giorni lavorativi, di poter aiutare anche l'impresa a portare avanti i lavori, stando vicino, e credo che in questi giorni, in questi mesi, in modo egregio, anche attraverso l'aiuto degli uffici comunali, della direzione, della stessa attenzione dei membri regionali, abbiamo trovato in altre condizioni, perché voi sapete il problema poi è che se fanno loro, poi le imprese hanno bisogno di soldi, quindi si darà una volta, ma c'è il problema di fare questa cosa, è stata affrontata egregiamente anche da parte del funzionario Marco Pesce, questa è stata portata a tempo in modo egregio, non doveva avere problemi che possono in qualche modo diciamo, frenare questa opera. Io ringrazio anche la commissione che ha giudicato poi i lavori che si sono presentati e credo che come avrete modo di visionare fra breve con i tecnici che hanno realizzato questa idea progettuale, sia la parte architettonica sia la parte dello spettacolo, nelle cose sicuramente qualcosa di molto emotivo ed è anche di alto livello, la storia anche della professionalità nel caso che poi qualcun altro terminerà in modo più specifico. Qual è la cosa importante? Io credo l'opera prima di
Arrivare a questa mattinata è stato molto discusso, c'è stato un grande confronto a livello territoriale, con la popolazione, con i livelli istituzionali, con il mondo imprenditoriale, ci sono stati anche molti aspetti negativi, c'è anche una buona parte della popolazione, anche di personalità politiche, istituzionali, che non erano preparate a queste idee. Io a questo punto, come primo cittadino, vi chiedo una cosa. L'opera ormai avviata, noi la dobbiamo realizzare, noi dovremmo cercare di ragionare in senso positivo e propositivo, perché le potenzialità ci sono tutte, perché noi ci siamo, ormai all'interno del Parco, ci siamo in tutti regolamentati, dopo tanti anni che siamo Parco Nazionale, populismo, poi tutto l'ultimo anno auspicato, non c'era stato. Abbiamo condiviso come sindaci l'idea che fosse realizzare questo infrastruttore potessero portare, gente su questo evento. Adesso io dico, sono convinto che questo spettacolo porterà presenze sul territorio, perché sono navigati 2500 posti, 25 spettacoli all'anno, quindi la comprata. Poi credo che le persone arriveranno, poi sta a noi, ai diversi livelli, come vista amministrativa, del locale, a livello regionale, l'APT in modo particolare, la Commissione Turistica Regionale, alle imprese che si aggiudicano, quindi la loro che sta realizzando con la carta della gestione, di essere propositivi, soprattutto di creare già durante la fase di realizzazione dell'opera i contatti con il mondo imprenditoriale locale, che noi dobbiamo aspettare, che è importante, è quello che dobbiamo capire, e questa gente quando arriverà, quindi arriverà, questo io sono convintissimo, dobbiamo creare le condizioni di poterli ospitare, di poterli accogliere, ma soprattutto di poterli far ritornare su questo territorio. Allora, noi dobbiamo vincere questa sfida, la dobbiamo vincere tutti quanti insieme, perché non è un sindaco, non è un presidente di una regione, un presidente del Parco, che da solo può risolvere i nostri problemi. Noi dobbiamo trovare in questo momento, intorno a quest'opera, una grande coesione politica, amministrativa, ma soprattutto a livello di cittadinanza. Ci dobbiamo credere, dobbiamo anche qui avere idee diverse. In questo momento deve essere propositivo, deve parlare bene di questa infrastruttura, perché noi questa chance ce la dobbiamo giocare, giocarci fino in fondo, dobbiamo lasciare lui. Io vi chiedo una cosa, criticatemi dopo che l'opera è stata avviata. Se i frutti che tutti quanti abbiamo spiegato, non arrivassero. Io sono pronto, come sempre fatto, in ogni cosa che ho fatto a livello amministrativo, insieme a chi mi ha sostenuto, me, alla Giunta, all'intero Consiglio, e io ce ne faccio una serie di posizioni che ricordo questa mattina, sono tutti con noi, mi sono sempre preso le mie responsabilità di quello che ho fatto. Ma il messaggio che deve passare questa mattina deve essere questo: se no noi falliremo, e se noi iniziamo a parlare, c'è qualcuno che inizia a dire ma basta, che tutto aspettiamo questa brutta mentalità che dobbiamo consentire, che abbiamo soprattutto a sinistra, non tanto a sinistra, soprattutto a sinistra, di pensare già a demolire, che non a costruire, la cosa non sarà bene, insomma, magari politicamente, ma questo anche a livello personale, non è questo che fa crescere le nostre comunità, ma sono queste le cose che fanno crescere il nostro territorio. Quindi questo è l'invito che io vi ho. Vi porto i saluti del presidente della Giunta regionale, Marcello Pittelli, che purtroppo non ho concordato con lui questa data, però come tutti sapete mi ha poi responsabilità così alte, le date sono sempre un fatto fittizio. Purtroppo i patti nazionali mi hanno costretto quindi ad essere presente a Roma, la stessa cosa. Dite se trattasi per quanto riguarda il già presidente, governatore di questa regione, Vito De Filippo, anche lui mi vengono a livello nazionale, ma non potrebbe essere tipo questa mattina. Però mi ha inviato un saluto che io mi leggerò in questo momento e mi trasmetto. Caro sindaco, un impegno nazionale mi chiede la possibilità di essere presente all'importanza iniziativa da te promossa, che avvia un investimento decisivo e importante per Senise e per l'intera regione Basilicata, al quale abbiamo lavorato in questi anni con passione e convinzione. Scusandomi
voi per l'assenza, ti prego di porgere i miei saluti a tutti i partecipanti, nella condizione che la giornata odierna ha un valore assolutamente importante per la prospettiva di crescita e di sviluppo che tanto anima la vita della nostra comunità. Il grande attrattore che hai realizzato, se vissuto con partecipazione e protagonismo, sarà un investimento che potrà accelerare processi di crescita e protagonismi e imprenditoriali che sono già presenti nelle parti. Augurando una buona giornata, un proficuo lavoro, spero di poterti incontrare presto per continuare un proficuo confronto, che in questi anni è stato caratterizzato di obiettivi alti e spero fruttuosi per il presidio del nostro territorio. Con immutata stima, tuo Federico. Bene, io mi sento di ringraziare pubblicamente il presidente, che è stato uno dei promotori di questa iniziativa, promossa attraverso la partita, adesso quindi il dottor Pepe, ed è una sfida che il governatore ha giocato in questa regione, che è puntato sul turismo, la rete dei grandi attrattori regionali per mettere in politica di creare lo sviluppo in questo settore che tutti maggio più grande turismo. Quindi io ho apprezzato e condiviso, penso siano stati anche in buona costruzione, però sempre con lo spirito di interesse di tutti. Quindi io apprezzo anche queste politiche che ci hanno dato, ci fa capire, quindi che ci teneva a essere qui con noi, è stata molto felice quando io personalmente l'ho invitato a questa iniziativa che ci viene dando anche nel buon esito di quest'anno. Il rappresentante regionale della Tantaria, io ho accennato in modo riservato questa mattina, in poche battute, qualche prospettiva. Fare i mappatori è importante per il turismo, realizzare questo mappatore è senza importante, però qua ci sono due importanti testimonianze, il dottor Pelli e il dirigente Franco Pesce. Ci sono tutti i sindaci della conferenza, sanno che noi insieme a questi marcatori avevamo fatto una serie di azioni collaterali. I marcatori lasciati da se stessi, il primo problema, l'ho detto da quando è nato, il marcatore è l'ospitalità, sarebbero 1.500 persone, diciamo bene, parte saranno anche delle zone libere, ma lo spettacolo si fa in turno, non si fa in giorno, non è come poi alle 10, si mette in macchina e va all'altro, se viene all'altro. Della città è davvero importante. Come sindaci, Antonio Sanchez ha fatto una grande proposta per la riutilizzazione dei centri storici. Tra tutte le misure, il dottor Pesce, delle cose lì, che ha avuto una grande risposta, è stato proprio indicato dai sindaci, la riutilizzazione dei centri storici. Le somme, per la prima volta, le somme messe a disposizione non sono bastate, abbiamo individuato in quel capitolo per dare risposta. Io già nel mese di luglio, d'accordo con i sindaci del programma speciale 66, la prima volta inviata a tutti quanti i sindaci, inviata a tutte le autorità a livello regionale, ho chiesto a una voce che venga riaperto quel parco, questa volta non solo diretto a chi appartiene lì, ma a tutti i cittadini che hanno un immobile all'interno del centro storico. C'è la gente che qui, ma dobbiamo fare rete. Questi borghi, a iniziare da quello di Senese, che è più bravo, io le faccio sempre un vanto, soprattutto con le dirette che parlo di San Francesco, questo grande recupero, con l'intento di realizzare questo lavoro. Noi dobbiamo creare condizioni del collegamento dell'arco con Senese e con il centro storico, la stessa cosa da fare tutti i comuni di questo territorio che ricadono. E quindi ci sono l'area parco. E questa è l'urgenza, perché se noi vogliamo anche diversificare il modo di fare ricettività in questo territorio attraverso l'ospitalità di Fusi, con il tempo, non è che passi da casa, bisogna recuperare queste cose, non li dobbiamo poter avviare, questa cosa deve partire contemporaneamente dalla costruzione. Se no noi già siamo in ritardo, dobbiamo far recuperare su questa misura e attivarci subito. Noi intorno al lago di Senise, questa struttura che come diceva Paolo di Senise, questo riguarda il territorio, riguarda della regione, abbiamo altre realtà, l'osservatorio paulistico che è presente, il presidente Pappadella, sa perché è stato proprio realizzato dal parco, noi con altri interventi attraverso il Gavi, che saluto anche i suoi rappresentanti, sono presenti in sala,
stiamo facendo degli interventi, stiamo cambiando un altro intervento, se non lo dovessi spiegare, per potenziare questo centro di grande valenza ambientale. Sull'altra sponda, il centro dello sportivo è rimasto chiuso per un paio di anni, però abbiamo riaperto, nei prossimi giorni, inizio mese, riapre anche la piscina. Finalmente, quindi, ci sono tutte le condizioni. E rivolgo anche a questo questi temi. Loro spingono per cercare di creare un contratto nazionale, così attraverso la cultura del centro sportivo, 5 ragazzi che sono venuti anche del posto, oggi hanno in gestione e aprono questa importante attività. Quindi questo è lo spirito, credo, che tutti quanti dobbiamo mantenere e promuovere, far veicolare in questi mesi sul territorio. Per invogliare, non so che siamo in periodi di crisi, ma proprio nei periodi di crisi bisogna investire, per essere pronti quando sarà la ripresa, non è troppo tardi. Credo che nel settore del turismo, credo che nel recupero dei centri storici ci sia un'opportunità per poter valorizzare la occupazione, come pure attraverso la valorizzazione ambientale, quindi attraverso la pesismo, l'attività sportiva, eccetera, che sono messi. So di aver fatto tutto, ma credo che quello che ho detto fosse necessario, questo è un fondamento importante, e queste mie riflessioni, che sono state già con gli stessi, ci saranno riflessioni che già nella prossima settimana saranno sui tavoli regionali. A proposito, perché questa cosa c'è cioè bisogno di dare una spinta e cercare di portare avanti. Quindi, ringrazio tutto voi, per ringraziare tutti, no? Non come importanza, ma i responsabili dell'ufficio tecnico comunale, Bernardino Filardi, perché quando la regione ci ha affidato la realizzazione di questo programma, come si dice, 10 anni di esserci, sì, ma siete in grado. Anche di mettere la spesa, no, io mi sento pronto a dire questa sfida, credo che avete anche professionalità all'interno del mio municipio, le metto a disposizione. Quindi questa sfida di oggi tutti andati, così siamo andati a questo scuolo, questo scuolo l'abbiamo già fatto, il moderetto, quindi faccio un complimento al Ufficio Tecnico, Ufficio Ragioneria, perché aver risolto anche in questo caso questa problematica. Io vi ringrazio tutti e spero di poterci rincontrare, perché siamo sono appassionati, nei prossimi mesi, proprio durante la costruzione di questa grande opera, per poter confrontarci con quello che vi ho appena accennato, quindi creare una condizione per l'aspetto culturale indispensabile per valorizzare questa infrastruttura che ha tutte le possibilità per creare anche non solo l'aspetto culturale, ma per creare soprattutto occupazione per questo territorio. Grazie. Grazie al sindaco. Uno dei primi incontri che mi è rimasto impresso dopo le elezioni del presidente Pittella qualche mese fa è stato con la conferenza dei vescovi, forse il primissimo incontro, proprio dopo le elezioni, dove si è parlato delle problematiche di questa regione. Della povertà, sicuramente della disoccupazione, e noi non sappiamo cosa si sono detti in quella occasione, tranne quello che abbiamo letto con i giornali, però penso che Sua Eccellenza Lore in questo caso specifico abbia toccato con mano, anche se solo nella presentazione, quella che è il modo che magari la Regione Basilicata utilizza per cercare di venire certe problematiche. Quindi passerei la parola a questo punto. Succedenza del vescovo Francesco Domenico. Siamo detti di non essere spero di proseguire per una collaborazione che sia continuativa, a parte nostra con molto rispetto, però mettendo di rilievo appunto alcune situazioni ormai storicamente riconosciute della nostra Basilicata, e cioè abbiamo risorse, abbiamo tante opportunità, abbiamo tante risorse anche culturali
tante proposte, ma anche creare una unità di intenti che io sono qui da 13 anni, all'inizio era un discorso molto molto ostico, adesso sta diventando, vedo, un discorso comune, e cioè da soli non si va da nessuna parte, bisogna lavorare insieme. Prima che un progetto venga approvato bisogna dare tutti i contributi, poi bisogna lavorare. C'è un tempo per criticare, c'è un tempo per progettare, c'è un tempo per lavorare, e direi manca in qualche modo il tempo per usufruire. Io volevo entrare brevemente in questa parola, cioè che tutto quello che si fa sia usufruibile da noi locali. Noi dobbiamo guardare anche oltre noi stessi. È bello avere tutti questi soldi, avere questa struttura. Il problema è come utilizzarlo. Io personalmente non so come andrà la cosa, ma personalmente per esempio non mi accontenterei che si utilizzasse solo per uno spettacolo. Perché abbiamo visto cosa è successo quando si è ristretto l'ambito delle attività. Significa che dopo 2 o 3 anni alla fine chi è venuto non c'è dopo, puoi tornarci una volta, ma 3, 4, 10 volte no. Allora forse creare quelle condizioni perché anche in futuro si possa utilizzare. Io penso per esempio alle nostre assemblee, no? Assemblee diocesane di 500-600 persone, e dobbiamo andare alla ricerca dove trovare un posto, avere un punto di riferimento. Ma dico questo per dire tante altre attività culturali eccetera, quindi avere una visione ampia, futura, che non sia, sì, te l'ho detto bene più volte, un monumento inutilizzato o utilizzato solo a dinanzi. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è fa piacere che si sente parlare di qualcosa di più alto, cioè di cultura, di storia, di radici, di magna grecia, di quelli che sono stati i nostri antenati che hanno fatto di questa terra qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Oggi ci sono rimaste solo i ricordi e le idee. E forse noi potremmo fare qualcosa di più, rispettando l'ambiente, rispettando queste risorse che abbiamo, rispettando anche ciò che ci porta a valorizzare tanto bene che abbiamo intorno a noi. Quando io leggo qui che ci sono tante professionalità da fuori, no? È bello pensare anche che tante professionalità nostre stanno fuori, e ci sono, abbiamo in tutti i campi persone che, quindi allargare lo sguardo, penso che il tempo di piangere c'è cioè, per me finito, bisogna guardare avanti e cominciare a utilizzare i beni che abbiamo tutti insieme nel rispetto di tutte le prerogative e di tutte le situazioni che penso all'ambiente, all'impatto ambientale, penso a tutto ciò che comporta, diceva bene Silvio, l'accoglienza. Faccio un esempio, sono qui il sito docente della sicura quale di Acronico. Noi abbiamo delle perle tra le più belle, i miei confratelli vescovi vengono dalla Sicilia, vengono da noi, però poi non sapevano dove alloggiare. Andavano in altri comuni, perché non c'era accoglienza. Allora creare queste infrastrutture. E abbiamo un periodo in cui, scusate la parentesi, ma le perle che ci diciamo, perché non rimangono a cattedrale del presente, uno di cui sembrava che ci fosse la corsa alla industrializzazione e poi non si poteva arrivare, non si poteva schiacciare, le strade non c'erano, non abbiamo ferrovie, non abbiamo autostrada, non abbiamo manutenzione ordinaria delle strade che ci serve ogni giorno. E allora pensare anche a questo, e questo nella distribuzione, è stato detto l'altro giorno, che l'abbiamo ascoltato, che abbiamo un patrimonio
deve utilizzare con l'apporto di auguri perché sia veramente qualcosa che attivi, ma che ci dia a noi anche la possibilità di guardare al futuro con tanta speranza. Grazie Eccellenza, io proprio perché è necessario far conoscere questa belle attività imprenditoriale del mio gruppo Cantera, quando sono spesso in giro per l'Italia, sui cantieri porto oltre alle brochure delle attività del gruppo, una piccola brochure che si chiama Basilicata che scoperta, bella scoperta. La porto sempre con me, arriviamo molto. E quando poi la spiego, la faccio vedere perché lo sanno che abbiamo già parlato insieme in altri convegni, quando la spiego la gente è stella di vita, perché trova la regione che conosco in pochi, con una serie di grandi attrattori che sono di un livello e culturale, e tecnologico e investigativo notevole. E quindi proprio di questo, per questa introduzione deve passare la parola a chi queste attività le ha pensate negli anni della sua direzione alla PT. Quindi passo la parola al Presidente, al Direttore Perri. Buongiorno a tutti, sono quello per gli anni presenti. Con il turismo scolastico, perché quello di oggi è volontario
un'area alla quale tu qualcuno ha già tentato una organizzazione con il canottaggio, quindi c'è stata tutta la fatica che avete impiegato un'azione decisiva su questo piano, oggi la prendiamo e per fortuna riprende questo saggio e si torna nuovamente anche a pensare all'utilizzo dei dati di questa persona. C'è il nostro progetto, il dottor Pesce, il dottor Sciacone, che hanno condiviso e partecipato in termini di battello sull'acqua, che quindi parla sulle continuità e domani si può essere una pista ciclabile che consente di percorrere il tutto perimetro. Cioè la diensi diventa in sostanza un luogo per poter generare tutta una serie di interazioni che cerca di affrontare il tema vero, si può sfruttare un'area naturale così bella, un'area così importante per farne un oggetto di interesse che va per molto classificato. Questa è la sfida. La seconda sfida è se accanto a un elemento così importante riusciamo poi a creare la riconnessione con tutti i paesi vicini e a generare quella cointeressenza che fa sì che il fascino di questi corpi non diventi solo oggetto di letteratura di questi, ma genera un'attenzione di flussi di persone che sono interessate a quel corpo. E questo un disegno per noi. Allora la domanda che si era posta era quella di percorriamo la stessa strada degli anni passati, dobbiamo a tutti poco, però dobbiamo a tutti, o proviamo a generalizzare le scelte, ci concentriamo su un'area che ha una caratteristica fondamentale, è un'area cerniera tra la costa e la montagna, tra il Lagontino, che è la più importante della turistica della Basilicata, e il Pollino, che la più grande opportunità turistica della Basilicata, ma non nascondiamoci del Pollino, dove i meritori più grandi sono sempre meno, dove la qualità delle strutture è quella degli anni 80, dove non siamo in grado di intercettare gli interessi turistici potenziali perché non c'è categoria turistica sufficiente a reggere questa storia. In tale circostanza, in Pitella, con il tipo, con Fulino, quelli che si sono succeduti in questi anni nella direzione di questi processi, se ti porta al lato su questo aspetto, abbiamo avuto fondamentale. Cioè il tema è che noi stiamo adottando un modello già sperimentato da altre parti d'Europa, non stiamo facendo cose particolari, solo che l'intenzione qual è? Che noi non siamo più negli anni 80, siamo nell'epoca della società della comunicazione, siamo nell'epoca di internet, il che vuol dire che un progetto di questo genere o è subito un progetto di comunicazione del territorio, o diventa un progetto di organizzazione per cui gli altri ne parlano, o non crea più. E quindi il tema di creare l'immaginazione spetta ad altri. E il bisogno della Cina, che poi il bisogno non è, visto la sua longevità, o la docente della Serenzano di Trattentosa, ricordate che su Google, cioè sul importante motore di ricerca, quando si cerca la Basilicata, ora si cerca in prima battuta Matera, in seconda battuta Paradosso e Paradossi, non una destinazione del Colle d'Arcia. E voi sapete che quel progetto fa riferimento non solo in generale agli stessi comuni che oggi ma anche qui portano in questi progetti, non è una gestazione di questa. Ma chi erano questi comuni? E io stesso, di quale pensiero faccio parte? Di un pensiero molto umile, che cerca di dire, signori, può avere delle idee straordinarie, competitive, e quindi c'è un'altra idea di sviluppo dell'area, pensate che non bisogna costruire sull'ambiente, sul turismo, sulla cultura, e quindi c'è un altro ragionamento da poter impostare, benissimo, ascoltiamo, apriamoci questo ragionamento. Ma se siamo convinti che purtroppo, aver rinunciato al paesaggio, all'ambiente, al turismo, alla cultura, come una grande chance per il mese giorno, ci ha fatto la pena. Tanto che adesso si riparla di questi temi, ma puntando stato stretto. Signori, sapete quanti turisti in assoluto arrivano nel mezzogiorno d'Italia? Su ogni 100 turisti che arrivano in Italia, ne arrivano meno di 20 in tutto il mezzogiorno d'Italia. Cioè il fattore dinamico, il fattore della bellezza caratteristica, il fattore cultura, non è assistente. E oggi veramente le classi politiche che ha responsabilità, iniziando a capire che non si inventano queste cose, che anche se un tempo perduto da recuperare, negli ultimi anni c'è stato un grande investimento in questa società. Quindi se dice non nasce come il pallino ideologico o come qualcuno a volte scrive su internet, questa fascinazione per i cosiddetti grandi attrattori, per grandi, signori, per grandi, mi immagino, sempre 10.000 persone.
persone, in mezzo a delle cose imponenti. Noi stiamo parlando di una struttura di servizio per 2500 persone, però è fondamentale perché non c'è l'Italia. Se uno fa un grande progetto, non la vita, se uno vuole realizzare un'iniziativa importante, giocando su questa relazione con la costa, qui sono a 20 minuti dalla costa. Qui stiamo parlando di tempi per correggio, di mezz'ora, 20 minuti e di un bacino tutta interessante. Qual è la sfida? Allora ci sono due sfide. Una non è la mia, non è destinata a noi, e si dice non è la nostra. E la sfida è sfida che sono giudicata italiana, perché dipende dalla qualità artistica che loro realizzano, il fallimento e il successo di iniziativa. Noi su carta abbiamo dato fiducia, abbiamo considerato il migliore, e io mi auguro che sia così. Ma la sfida artistica è anche per loro, parliamo di altri, signori, non parliamo di ingegneria, non c'è problema. E non c'è né maggioranza né opposizione, né destra né sinistra, né liberali né socialisti che possono dire a monte se vediamo un giorno, stiamo parlando di altri. Perfino Benigni, che aveva appena vinto l'Oscar con la Mille Bella, quando ha fatto Pinocchio, non è andato a portare la Bella. E sto parlando di Benigni, parliamo di altri. È chiaro però che anche in questo caso, per sopra le artistiche legate alla tecnologia e legate alle soluzioni, che ci fanno immaginare che il niente di diritto viene suscitato interesse. Questo è l'ufficione comunicata. L'altro elemento fondamentale non è un'opera artistica qualsiasi, ma un'opera che va nel diritto. Anche qui, rispondendo alle esigenze del nostro tempo, oggi la maggior parte di noi, nei tempi culturali dei nostri genitori, siamo veramente più grandi. Mi sono federale questa dimensione, ma il tempo di progetto che mi parla di tanto di finito. In questo senso, la cultura della maglia greggia, quello che comporta, quello che significa, è una riminiscenza della vita. Ma dentro questo termine di Grecia e Occidente e la nascita della cultura sono tutti i nostri valori, di questioni sociali, di identità, di capacità di costruzione della città, di giovanile della città. Cioè come nasce la città, l'atto fondativo di una comunità, che addirittura è un atto sacro. C'è un mondo che noi abbiamo ereditato, che abbiamo solo, come dire oggi, una percezione, che uno spettacolo, una grande narrazione, può alimentare, può farci viaggio, come è accaduto, che il presidente Toto lo sa, con un filmato fatto sulla televisione urbana che si chiamava lì, che ha recuperato la maschera urbana, che è un mito italiano, come gli espressi notati, e ne ha fatto la più grande fauna ecologica che sta creando il mondo, i più grandi musei di piatto come il. Allora si dice la grande occasione, e arrivo a comunque, per fare tre cose, va bene, un'infrastruttura a servizio di tutto il territorio per poter avere eventi culturali, artistici che prima non si potevano avere, perché non c'era una struttura dimensionale per produrre. La seconda è un'opera prudente, attenzione a questo termine, prudente, il parco della regia ha 5.000 posti a servizio, qui in realtà 2.500. Chi ha minimo di competenza capisce che si può andare a prudente, altro che catturare le risorse. Stiamo parlando di un dispositivo a servizio di una comunità di diversi livelli abitanti che finalmente non ha bisogno di andare a Napoli o a Potenza o a Catturare, così negli altri, ma può farlo a Napoli. Terzo, nessuno ha mai pensato che questo teatro nasce per fare il ciclo spettacolo. Non esiste. Questo spettacolo, questa infrastruttura nasce a servizio della comunità come grande luogo di culto e di arte. Lo spettacolo è come dire il fiore all'occhiello, è il catalizzatore, il fattore di comunicazione, per cui il mondo della televisione, della stampa, che è interessato alla novità, che è interessato alla sperimentazione, che vuol vedere qual è l'opera artistica che si può essere, ha insieme con l'abbigliato anche un motivo per parlarne, perché lì si celebra il grande racconto della storia e della cultura degli contestualizzate in base a casa. Dentro questo orizzonte, spero, in queste parole, di aver un po', come dire, condiviso finalmente una visione un po' più realistica del progetto che abbiamo. E anche, se volete, la più ambiziosa, perché a un certo punto c'è il terzo elemento, che se non diventa motivo di creatività dei soggetti locali, se non si crea questa relazione tra chi fa il cambiaggio, tra chi si occupa dell'osservatorio fonistico, tra chi si occupa dell'identificazione della presentazione della grande opera dell'umanistico ingegneristico con
fatta alle connessioni con il Patto del Polino, con le altre iniziative che stanno facendo, con le associazioni culturali locali, con chi si occupa di misure umane, con chi si occupa di teatro, con chi si occupa di danza. Se non accade tutto questo, non è la regione signore che sta attaccando, non è il sindaco, non sono le autorità, quelli che non ti rappresentano, è un problema che torna sulla sfida di un contesto culturale, perché io posso dare la migliore macchina al mio figlio, la migliore bicicletta, il migliore aereo, ma se io non so più niente, non accadrà più nulla. Allora il tema è la sfida culturale del territorio, perché chiaramente se valorizziamo la diversità, se dimostriamo che siamo capaci di mettere in valore, non solo in base alla sua funzione, ma per tutte le dimensioni ambientali, paesaggistiche, sportive, culturali, artistiche, noi forse abbiamo una strada libera in Consiglio, forse abbiamo una strada libera da Mastra, forse ci ricordiamo che ci sono enormi risorse che vanno a valorizzare. Questa è la sfida. Allora mai come il Palazzo del Poeta, piuttosto che qualsiasi San Costantino Albanese o San Paolo Albanese o tutti gli altri, possono leggere solo se esiste un uomo capace di fregare. E qui siamo qui noi a essere interessati che nascono in editoria, però attenzione, non si fa con le tacche. Purtroppo, qua il tema di sempre, l'uomo e la regina. Quando abbiamo fatto il ponte Maggio, anche lì c'erano tanti trattori, un carro d'acciaio, che sarà mai, è diventato un elemento più comunicativo della Basilicata. Non si parla di altro, soprattutto su internet. No? Che cosa è vero? Che in realtà alcune persone sono affettate, dove c'era la pizzeria, oggi ce ne sono quattro, dove c'era un ristorante, oggi ce ne sono due, dove c'era un convento, oggi ce ne sono sei, dove c'era un proposito letto, oggi ce ne sono 44. E allora che man mano la gente arriva, come si sente, e dice, ma forse posso fare anch'io. C'è un principio di limitazione, c'è un principio di verifica dei bisogni, c'è una capacità, una creatività che nasce sulle basi, le risposte all'esigenza. È chiaro che è una bella sfida, bisogna che si d'accordo con il mio numero con chi fa questa attività nel privato, fare l'accordo con il tuo diritto di aggregatore, perché ovviamente anche loro hanno interesse che ci sia qualcosa di importante. Quante persone portano a Bassini a vedere il suo di sapere la moglie? E come sono alla ricerca, coloro che fanno tutto sulla posta, le cose importanti da far vedere nella vita. E non a caso che abbiamo sostenuto attività artistica notturna, perché l'abbiamo già verificata, anche in Basilicata, è il modo per trattenere le attività. E quello è solo il pretesto, guardate, perché noi siamo consapevoli che la cosa più bella non sarà lo spettacolo, anche se sarà bellissimo, perché la cosa più bella sono i nostri territori, sono i nostri luoghi. Ma motivare qualcuno a venire fin qui non è semplice. Ci vuole un'occasione, un motivo, un pretesto, l'arte, la cultura e lo spettacolo. Si sono dimostrati in questi ultimi 20 anni come uno dei più forti motivi per muovere la piazza. Su questo che hanno lavorato, su questi ingredienti che hanno costruito il progetto che ho pensato per finalmente creare. Quindi vorrei concludere proprio con una, diciamo, un tema che mi è tornato più volte, che è il tema di come si costruisce fiducia in un tempo di deforestazione, come si riattivano i fattori di apertura nel momento storico in cui tutti quanti diamo l'avvenimento di una situazione di difficoltà estrema, perché tra l'altro direi che la crisi economica mai come quest'anno, forse ancora nel prossimo, si sente fortemente in tantissime famiglie, che c'è un grande problema di carità di lei. Comprendete che quando vi dicevo che solo 20 persone su 100 vengono vissute, un grande paradosso, perché se c'è un territorio che è portato a 20 per il giorno di mangio, vi fa credere che una persona. Morisse questi anni, quote consistenti di questi. Gli unici che hanno letto è la Puglia, che guarda, non ha fatto un investimento di 5 milioni di euro, ha fatto un investimento di 120 milioni di euro, tra infrastrutture legate agli aeroporti, pensate cosa significa l'investimento sulle porte di Parco, di Brindisi, sulla logistica, sul Salento, sull'immagine della promozione, capite qual è la scala? Perché diversamente, veramente per il cui ci sarà di prendere il problema, ci appare enorme ciò che è ordinario. E noi ci hanno avere una visione realistica delle cose. Se per un ritmo, 5 milioni sono una cifra importante, sicuramente si potrebbe utilizzare diversamente meglio, o tassi, che vengono fuori le leghe e
darci questa infrastruttura delle fotografie alle vostre spalle significa finalmente rimanere attrezzati. Restare attrezzati che ha una qualità importante e che per far lanciare con uno spettacolo importante anche con dei nomi importanti che catturano un certo velocità di attrezzatura. Se non umano uno spettacolo all'altezza della nostra aspettativa e se ci sarà da parte delle associazioni locali, in realtà locali, una capacità di reazione di questo mondo che si sta organizzando, probabilmente con il ricambio sarebbe molto importante. E se questo sarà il vero come fa continuo, sarà il vero come il dato di essere continuo, si genererà una condizione virtuosa, probabilmente è una delle modalità che già in altre parti ha dato il risultato, e che quindi noi immaginiamo che è stato un ingrediente di un piatto, che se ci sta ora appunto la pasta, di tecnologia di tutti gli ingredienti, se non altro è possibile farlo con piatto, poi qui c'è uno chef, non più la cera, però non so se ne è andato, e con non è detto che basta con gli ingredienti per farlo con piatto, ma certamente senza gli ingredienti è difficile controllarci. Noi gli ingredienti abbiamo messo a disposizione, c'è stato uno sforzo enorme sul campo progettuale per arrivare a questo punto. Io so usare quello che precedente, quante buone volontà ci vogliono, perché l'altro aspetto fondamentale, che qui si parla molto di burocrazia, si parla no, ci sono tanti temi che fanno parte di questa grande classe di continui di sottofondo, sono come che percorrere queste nostre mesi, queste nostre settimane, però se voi guardate in questa difficoltà legislativa, perché poi più si parla di esperimento, più si appesantisce un attimo, ed è impressionante che non voglio neanche stare, ma questo è interno soprattutto, per far capire alla gente comune in che rete si muove oggi. Che veramente se una grande cospirazione per non fare, alla fine ci sono le buone volontà, qualcuno che ha solo dei rischi, qualcuno che ha solo le responsabilità, c'è un gioco che ritorna nelle mani dei nomi, non nelle mani di un certo stato a burocrazia, alla fine Francesca, come lo faccio e come lo mani da Paolo, e soprattutto perché si spendono quotidianamente perché una cosa accade, naturalmente i tempi sono 15. E quindi c'è un problema di motivazione individuale e collettiva che torna a essere giusto. Allora, se la sfida continua, ha chiesto una missione del territorio e immagina che la Basilicata può, attraverso se stessa, allargare il dato positivo che oggi è fatto e generare la più consistente offerta turistica, sapendo che mentre facciamo noi questo sforzo in tutte le parti del mondo ci sono altrettanti soggetti che stanno facendo la stessa cosa, ma accettando la sfida di avere originalità, creatività, serietà, trasparenza, certamente. E anche questo tutti i quali probabilmente abbiamo fatto una parte del nostro e siamo costruendo una promessa seria almeno per fare un serio tentativo per vedere se siamo capaci di generare il singolo, ma è una sfida davvero per tutti e da questo punto di vista sono molto soddisfatto di aver concorso a fare qualcosa assumere il rischio di fare piuttosto che in un giorno di aver iniziato di essere stato travolto. Ed è un po' se
una similitudine che non ti guarda poi quando la non vogliamo essere così arroganti di un'ultima tipologia. Il bello del progetto qua alla fine, la mia difficoltà era quella di individuare il sito all'interno del quale il teatro era già all'interno del sito, si è strappolato solo come un'opera quasi scultore. Quindi la similitudine è, noi abbiamo preso le suggestioni di quel che dovrebbe ci dare per poter innescare poi un progetto che la geometria, siamo partiti da questa sola posizione che riguarda il criminale messo a gara e abbiamo preso la posta con dei discorsi che sono sia all'interno del nostro bando come a cui migliorie da fare che all'interno del tardi sono una necessità che era proprio quella di dare di casa una multifunzionalità all'assetto. Quindi quello che noi in maniera molto gioviale, anche perché sono un po' burloni, ma quello che chiamavamo il San Polo, ci sembra estremamente dedicato al foro spettacolare. Quindi l'abbiamo, in pratica l'abbiamo usato questa geometria che non è un dispositivo, ma semplicemente la volontà di usare lo spazio per poter focalizzare all'interno del centro della scena degli spettacoli che siano non quelli per cui questo spazio nasce, pur comunque rimanendo fedeli a un'entità di tipo territoriale, cioè la vasca sono invece di 100 metri circa passa ad 80 metri, quindi senza inficiare lo spettacolo per cui questo posto nasce. E quindi c'è una serie di gesti che ci davano una concatenazione nell'assetto della pianta, che poi ci siamo comunque anche riportati, questo per essere figli del territorio, nella sezione abbiamo fatto la sezione variabile. La sezione variabile che parte dall'apice, asse centrale, il massimo dei gradoni, che poi vanno a degradare sui gradi fino a fondersi con queste due grosse teglie, queste due braccia che poi chiudono lo spazio dell'acqua e che a loro volta si fondono all'interno della terra. Il nostro riferimento Olivia Stadium, per essere solo riferimento di chiave, quindi qui c'è il progetto, abbiamo riproposta, apparentemente non si vede, io riesco a vederlo perché lo conosco, se vai col computatore. Quindi c'è questa integrazione che a nostro avviso è un'integrazione molto forte di forme, di caranghi che possiamo vedere sopra, lo separa dallo spazio pubblico, lo integra, i colori, gli stessi materiali, prima sentivo parlare di essenze a cuore, quindi qui ci sono tutte le essenze a cuore del nostro territorio, fuori colore, ci sembra un sospetto come funziona. A rafforzare questa cosa c'è quest'altra, una vista dalla ex statale, quindi si rafforza quando vengono rispetto all'integrazione cromatica all'interno del posto, del sito. Una vista zenitale. Vista zenitale, noi abbiamo ottenuto l'assetto di base per quello che riguarda le dislocazioni dei parcheggi e del centro della scena. Quindi gli stati degli auto, 5 stati, 150 parcheggi, posti per gli stati che sono stati
facendo l'ultima ricerca, noi abbiamo spostato con dei vantaggi, con la sorpresa. Uno, quello di aver avvicinato tutti gli attori, di aver ridotto l'entusiasmo di presentare, di parlare,
tutti noi come pubblico andremo a vivere durante la rappresentazione, perché contiamo che sia uno spettacolo da vivere, appunto. Abbiamo visto lo spazio così accogliente, così comprensivo dello spazio scenico, assieme a tutto l'impianto scenografico, le tecnologie, si presta molto a una messa in scena coinvolgente, e quindi abbiamo organizzato, progettato una sorta di fusione delle varie componenti dello spettacolo, che vi spiegherò. Il contesto è quello che avete immaginato, che avete sentito, che è quello del parlare di come insediamenti di una civiltà importante come quella ellenica hanno costituito qui, in questa zona, in questo territorio, la cultura della Magreggia, che è quella che costituisce le radici importanti e nobili di tutto quanto il territorio, la storia di questi posti. E di questo argomento abbiamo scelto come tema un tema particolarmente vicino a Daniel Kusturica, che è quello della fondazione di città. Kusturica ha fondato due città, Serbia e una cosa, una cittadella, insomma, però è un suo intento, così come lo è stato da parte dalla Grecia, fatto a costituire gli insediamenti, quello di, e così come lo è stato, quello di proporre una costruzione, uno spazio per la cultura e per l'arte, quello di definire un nuovo insediamento come un veicolo di cultura e di civiltà. Sulla bellezza, sul divertimento, sullo stupore, utilizzando strumenti sì tecnologici, ma anche poetici e di divertimento. Questo è un pozzetto della scenografia, dove si vede un pochettino il fronte della scena, e già si intuiscono alcuni elementi che saranno dello spettacolo. Quindi ci sono delle imbarcazioni, ci sono degli elementi su cui fare delle proiezioni, e quindi lo spazio scenico, vedete che non è solamente la parte alla base della camera, ma anche il bacino d'acqua. Ecco qui, schematizzando, però si intuisce la complessità della macchina scenografica, scenotecnica, dove ci sarà questa interazione, appunto, di volumi, di spazi, di azioni, di luci, di suoni, che si svolgeranno, appunto, non solo nella camera, sulla camera, dove ci sarà scena di vivo, quindi danze, movimenti, ma anche con effetti e con presenze anche sul trasportato, dove ci saranno proiezioni, dove ci saranno, che non si vede molto bene, ci saranno proiezioni che anche in questo caso avranno, qui si intuisce, molto scura, c'è molta luce, certo. Si intuisce che ci sono questa interazione proprio spaziale degli elementi scenografici come l'imbarcazione, l'arte, quindi attori e figuranti che verranno in questa scena, in relazione anche con proiezioni, in relazione con gli effetti speciali, in questo caso le fiamme, e appunto l'intento è quello di dare piacere e stupore un po' in ogni momento dello spettacolo.
caso è una figura rappresentata con lo sfondo, un elemento scenografico all'interno del bacino. Non si vede molto bene. Andiamo avanti, coreografie di danza. Ecco, questo è un po' il suggerimento per simulare un po' di curiosità rispetto a quello che è tecnico soltanto. Noi lo sforzo lo stiamo facendo tutto per rispondere alle aspettative, delle persone, anche le aspettative di questo pensiero, questa idea che il dottor Perry ha spiegato molto bene, sulla quale siamo assolutamente concordi. Un evento di questo genere è quello, riteniamo che sia quello che deve essere un punto di attrazione, un punto di partenza, un punto di diffusione di imprenditorialità e di azione. Su questo siamo molto convinti, abbiamo coinvolto un cast importante, non solo dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista della comunicazione, che siamo d'accordo, è un elemento importante. Buonasera, buongiorno a tutti. Io sono terribilmente emozionato, non vedo quando mi trovo in situazioni pubbliche, lo sono ancora di più adesso in questa circostanza perché è la mia terra alla quale sono molto legato, lì non ci sono, se non praticamente qualche volta con la testa di San Rocco. E poi di quella persona che in realtà ho visto il ballo e mi sono chiesto perché non provare a formare un gruppo di lavoro, quindi a concorrere io. E quindi ho cominciato a creare questo gruppo di lavoro, iniziando proprio dal territorio, cioè chi era un costruttore che secondo me poteva dare, come dire, un valore anche importante in termini professionali. E per questo ho scelto Totaro, perché siamo vicini all'infanzia e io sono mosso molto su questo aspetto anche etico e della visione anche, ricordo che è la visione della vita, morale. E quindi Totaro che ho pensato che fosse la persona più adatta a coinvolgerlo. Poi ovviamente Totaro si è associato con altri imprenditori di successo, importanti, come l'impresa Calderaro, Mario Ivo e Francesco Calderaro, e come l'impresa San Giorgio Appalti, anche in questa Lucana. Dopodiché mi sono posto un problema architettonico e potevo scegliere altri gruppi di architettura molto affermati che hanno fatto grandi opere in Italia, ma io ho voluto fare una scelta un po' trasversale. E quello che in Italia non succede mai, perché ci sono delle intelligenze nel nostro paese e nel nostro territorio che molte volte per tanti motivi che conosciamo tutti non riusciamo mai a utilizzare perché per processi che ovviamente fanno parte di altri modi di valutazione. E quindi ho detto, voglio fare una sfida con gli architetti giovani e ho pensato a tutti gli studi di Roma, i quali a loro volta sono associati anche con altri professionisti. Poi per le tecnologie ho pensato a quello che è un po' la punta di diamante in Italia, è la Lamplight di campo, perché tra l'altro ha fatto le Olimpiadi invernali di Torino e ha fatto i giochi del Mediterraneo, una persona importante tra le due o tre aziende più significative delle altre tecnologie. Poi invece a Venezia, ero andata a Venezia per il film di Mario Martone che ho fatto, e eravamo lì in quell'occasione perché il film era al Festival di Venezia, e un mio amico mi ha fatto conoscere un signore di nome Gambetta, che è uno dei responsabili di una struttura importante, una fondazione importante che è di Parma. E con lui immediatamente è nato un sodalizio, quindi ci siamo immediatamente piaciuti e sposati.
Dopo questo ovviamente ci sono dei mesi un po' incompiti, il mio compito è stato quello un po' di raccordare tutto il gruppo di lavoro, di funzionare come coordinatore generale di tutto il gruppo di lavoro. Un'operazione che è stata estremamente faticosa. Però quello che mi ha mosso fortemente è stato quello di portare qui nella mia terra un valore aggiunto per quello che è la mia possibilità, le mie competenze. E quindi ho parlato con la Solaris, gli ho detto guarda, dobbiamo fare una grande sfida per questo territorio, quindi è fondamentale che ci sia un quadro artistico di primo ordine. E siccome loro lavorano da molti anni con il busto utilizzato, mi hanno dato questa notizia formidabile perché avrebbero messo in scena, avrebbero portato il busto utilizzato come direttore artistico. Invece poi per la parte che riguarda la musica, c'è Alessandro Mini, è in collaborazione anche con un collaboratore di Costruzza. Hanno scelto poi un'altra scelta importante che è stata fatta per le coreografie, il coreografo Abbondanza, un famoso coreografo che collabora spesso con un grande regista del nostro paese e che ha fatto Io vado da sola di Bernardo Bertolucci. E per quanto riguarda tutto il cast artistico, quindi degli attori, me ne sono occupato direttamente perché sono attori con i quali ho lavorato, sono amici e hanno aderito a questo progetto veramente con molto slancio, prima diciamo su una base molto personale e poi secondo tutta sulla base artistica. E quindi nel cast artistico abbiamo il piacere di presentare qui tra la parte dello spettacolo Gianni Giannini e la storia del cinema italiano, la storia del cinema internazionale. Claudio Santamaria, che ha la madre di Senise, quindi ha a sangue che dice Senise, sì, grande attore. Poi c'è Donatella Di Moncaro, Sabrina il Pacciatore, Giorgio Colangeli e un mio fratello amico che Cristo Gitto, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere nella passione di Cristo, dove c'era la parte di Giovanni, un attore che ha fatto il protagonista anche nel mestiere delle armi di Oni, quindi un attore accreditato che lavora molto a livello internazionale. E per l'ultimo io, quindi siamo 7 attori in un cast dove ci sono poi altri attori che andremo a trainare sul territorio, quindi a fare una selezione tramite le compagnie teatrali che sono presenti qui a Senise, ma su tutti i senesesi in Italia, prendendole probabilmente l'eccellenza, lavorando proprio su una questione assolutamente meritocratica, perché di questo che si tratta, cioè lavorare sulla meritocrazia totale e assoluta. Chi merita vince, chi non merita non diciamo stare a casa, ma diciamo perché non fare i nostri corsi di formazione professionale, perché sarà previsto anche questo all'interno della struttura, la formazione che sarà un campo importante. Quindi detto questo, e mi sono perso per un attimo, volevo dire quindi la parte artistica e per concludere una cosa estremamente importante invece era questa grande sfida che il territorio aspetta, perché questo territorio presenta delle ferite maceranti che sono raccontate dai nostri padri, che hanno visto i nostri padri partire negli anni 70 con la linea di Senise che ha distrutto la civiltà contadina. Noi abbiamo un esempio che ha dedicato la sua vita e soare, io mi farei un applauso per la dimensione che ha avuto nel trattare questo tema, che molte volte le istituzioni l'hanno ancora immaginato, e che racconta la storia, hanno raccontato la storia della nostra terra, una terra ferita appunto, perché il maltrattatore appunto, io la simbologia che ho sempre avuto nella paura con il dottor Pere, con il dottor Lezzi, presidente della regione, è che veramente simbolicamente può nascere, e ci dobbiamo credere che può nascere un fiore bellissimo sulla morte della civiltà contadina, che questa metafora che io voglio credere, che veramente mi emoziona, che tutti ci dobbiamo credere, perché tutti abbiamo bisogno di riscatto. A me piace vedere che i ragazzi, giovani, di Senise, del Senise, non devono andare fuori a studiare la legislazione in un altro posto, non devono andare fuori a formarsi, ma c'è e dobbiamo creare questa possibilità dal basso con l'associazionismo territoriale, lavorando con tutti, anche con le persone più scettiche, anche con chi non ci crede, e hanno ragione a non credere, perché sono stati feriti, perché sono stati abbandonati da tutti. E questo è il mio.
dobbiamo partire dalla nostra terra. E questa è la grande sfida, crederci fino in fondo, che questa realtà può cambiare. Abbiamo dalla nostra parte tutte le istituzioni, abbiamo un mondo politico dalla nostra parte. Adesso tocca a noi questo atteggiamento un po' di deficienza, che io capisco che questa impossibilità, l'associazionismo che questo territorio finito ha, e c'era storicamente, ben figli negli anni 50, 7, 10 anni in Lugano, ha raccontato qual è l'impossibilità di associarsi. Lo capisco, capire, ma cerchiamo di liberarci questi mostri che abbiamo dentro, queste ombre che abbiamo dentro, cerchiamo di accarezzarle invece di combattere e di condividere, di abbracciarle insieme, di fare questo percorso insieme, perché se non è così, non vinceremo. È vero quello che dice te, è vero quello che dice te, è vero, che adesso la palla tocca a voi, tocca alla gestione, tocca a quelli che hanno avuto una missione, a questi fondi, ai fondi della creatività. Tocca a noi, è vero, ma non ce la possiamo fare senza il cuore, senza il territorio, senza ognuno di noi in questa stanza. E che uscendo da questa stanza comincia a riflettere, comincia a capire che è un'opportunità straordinaria per tutti noi, per tutti noi, per cui io non c'è bisogno di comunicare questa forte emozione che ho dentro, che non riesco a far vedere. Francesco mi dice di smettere e ha ragione. Io faccio un saluto a tutti, ringrazio tutti, avete già detto tutto, io non voglio soltanto ripetere un po' economicamente quello che da due anni per cuore non vedo l'ora di comunicarlo. Poi avremo modo di lavorare insieme e di creare una piattaforma operativa sul territorio in modo di collegare tutte le realtà territoriali e di far sì che diventi un corpo unico. Molte grazie. Questo è un territorio, il parco del Pollino,
lasciatemelo dire, nella sua ampiezza lucana e calabrese, nella sua immensità territoriale, considerata uno dei parchi più grandi d'Europa, ci sono complessità che mettono a centro anche difficoltà di far convivere l'attività umana con quelle che invece è l'esigenza, quelle poi di tutelare l'ambiente, ma quelle facendo anche crescere queste nostre comunità. E quindi anche questo è questo territorio. Quindi dicevo, lo ringrazio perché so che segue anche con molta attenzione, anche vicissitudini complesse, che stanno dietro il nostro lavoro. Detto questo, io credo di dover dire su due o tre riflessioni che veramente voglio fare su questa giornata di oggi. Il progetto è stato ampiamente illustrato. Allora, la prima parola che credo deve venire fuori da questa giornata deve essere grande fiducia e non lo scetticismo di chi già prelude o pensa, come dire, che quello che sta accadendo oggi possa essere un successo per il domani. Secondo me la fiducia c'è. Stamattina sono assente, a me mi è piaciuto molto che non siano stati presenti Vito De Filippo e Marcello Pugliese. Però chi li ha rappresentati oggi, il nuovo assessore regionale al territorio, all'ambiente, il professore Berlinguer, io credo che oggi ci abbia voluto anche rappresentare Gian Piero, non come spesso adesso vogliamo dire il volto di una Basilicata che cade. Invece no, lui oggi è venuto qui, Aurelio, lo dico pure a te. È venuto qui e non ha dato l'impressione, come spesso è accaduto anche in altre parti, anche nella mia regione, quando veniva nominato un assessore esterno nella regione in particolare, arrivava sempre qualcuno, come dire, con quest'altra supponenza di pensare di calarsi in territori sottosviluppati, degradati, con una classe politica come incapace. E magari poi, diciamo io, sono andati via nell'indifferenza generale. Io ho colto stamattina molto umiltà nell'intervento che ha fatto l'assessore Berlinguer, una grande voglia di conoscere questi nostri luoghi, visto che ha provato a parlare con tanti sindaci che oggi erano presenti, ha conversato con Monsignor Collegge, questa grande voglia di conoscere, ma soprattutto io ho apprezzato molto. Io sono qui in continuità con quello che le amministrazioni regionali, quella precedente, ha realizzato, peraltro l'attuale vostro presidente, il nostro presidente, era dentro questo tratto di continuità. Io e guardate, ma io ho fiducia che quello che sta accadendo qui oggi, che poi lei mi ha riconosciuto sul piano istituzionale, qui c'è dentro una grande capacità di osare della vostra e della nostra regione, perché questo progetto di oggi sui grandi attrattori è una continuazione, una prosecuzione di altre sfide che sono state lanciate, perché anche Artepolino ci ha mirato in una grande discussione su questo territorio, indubbiamente. Peraltro ha aperto persino problemi che per evocava rispetto alla burocrazia lacerante, al quadro delle autorizzazioni che ci stanno, come detto, questa Italia un po' strana. Però guardate, anche quella stagione è stata una stagione che ha fatto parlare la Basilicata del Pollino in tutti gli angoli del mondo, perché la sfida di arte Pollino ha portato qui eccellenza il fiorfiore dei grandi scultori di arte contemporanea mondiale. Quando si girava in mondo c'erano queste opere come che venivano, di cui si parlava, era sicuramente un tratto positivo per questa vostra terra. Anche il progetto che in miniatura i quattro parchi della regione Basilicata hanno fatto l'estate scorsa, c'è qui il presidente Totaro, che non solo il presidente dell'Appennino Lucano, ma anche il mio presidente di tre parchi di Basilicata, e insieme agli altri due parchi della Lombardia Lucana e dell'Altamurgia Laterana abbiamo fatto una tratta, anche quello non era un incrocio di parlare dei nostri territori anche attraverso la rappresentanza dei uomini dell'arte, della cultura e dello spettacolo, hanno un successo che io mi auguro possa essere assolutamente replicato. E infine questo dei grandi attrattori, l'ha detto molto bene il sindaco Castrorovo, non c'è dubbio, come è già partito quello di San Costantino Albanese. Oggi qui c'è stata questa simbolica posa della prima pietra, però lasciatemi dire un'altra cosa, e torno alla fiducia. Io oggi ho avuto la sensazione, spero di non sbagliare, che spesso quando si fanno questi grandi progetti, poi dietro ci sono le grandi gare all'adolescente importanti, a volte si fanno anche scelte sbagliate, per due ragioni, eccellenza.
fidarsi, o perché a volte si sbaglia per altre ragioni. Io invece, ho visto oggi una cosa molto importante. Vedo che l'associazione che si è costituita, hanno parlato tutti, da Francesco, da Perata, da tutti quanti gli altri, io credo che questo progetto abbia una garanzia di affidabilità delle imprese che si sono aggiudicate questo progetto. Sono convinto che il 200 giorni, ne parlavamo stamattina al momento della posa della prima pietra, i 200 giorni saranno rispettati, anzi c'è la voglia di correre, perché si vuole che questa idea, intanto la presenteremo a Milano, perché immagino alla borsa del turismo di primavera, perché poi fatta a prova la Expo 2015, quindi mi pare assolutamente importante che di questo ne parleremo a Milano alla borsa del turismo. Quindi c'è una affidabilità sulla capacità di portare a comune il lavoro, e poi c'è già una gestione assicurata. Io mi auguro non solo per gli primi 3 anni, certo, questo è già un elemento di garanzia. Non si consegna un'opera o qualcosa che poi viene affidata al destino, ai sindaci in difficoltà per le note vicende che riguardano la finanza locale. Invece no, è un progetto che avrà la possibilità di camminare in maniera autonoma per i primi 3 anni. E qui lasciate di togliere, lo dico soprattutto a voi, Francesco, lo dico al sindaco, quello che diceva anche il consigliere Lore, che mi pare che anche Giampiero Pedro prima ha ripreso. Il tema di, come dire, dare anche la possibilità che la struttura possa, come dire, vivere anche una sorta di diversificazione delle attività. Cioè, questo diventa l'elemento centrale. Una grande rievocazione di questo grande regno diventa l'elemento trainante. Non c'è un pericolo, ma facciamo pure in modo che questa struttura possa anche vivere momenti diversi, quindi una diversificazione. E poi devo dire, lo dico a Giovanni Cavallo, mi pare che il casting è stato scelto, questa passione è stata messa dentro anche la scelta, come dire, a partire dal direttore artistico, ma tutta la platea degli artisti, io credo, insomma, sarà, io sono convinto che sarà l'anno prossimo un grande evento culturale del quale sicuramente ne parleranno non solo qui a Seniso nel cuore del Parco del Pollino, ma ne parleranno in tutta la nostra regione. Quindi sono molto grato anche a voi per questa scelta, per questa importanza. Sugli altri 2 attrattori sono presenti i sindaci di Gianelli e Terranova, si sta lavorando insieme a Franco Pesce, che poi l'anno si è curato un po' tutto questo tragitto, e questo percorso mi sembra che si sta costruendo una traversata importante in questa regione. L'ultima cosa, oggi voi avete visto, io l'ho colto dall'intervento, Francesco mi ha chiesto un po' di fare da riprendere un po' quello che è accaduto nella discussione. Avete visto che è stata fatta anche un'operazione di verità, l'ha fatto il sindaco di Senese, di una gran persona per il tempo, che quando ha detto attenzione, che noi tutti potremmo correre un rischio, perché noi lavoriamoci comunque che lo vogliamo. Vuol dire che questi dei nuovi messi in campo possano avere una grande capacità attrattiva, anche di flussi turistici significativi. E lì noi non siamo pronti, e questo è vero. Quando Giampiero dice noi abbiamo un livello di qualità delle strutture attuali che non è adeguato, non è che lo dice perché vuole censurare qualcuno o far male a qualcuno, perché è la realtà. Noi 2 anni fa abbiamo fatto un focus come parco su tutte le strutture ricettive, nel versante calabrese, nel versante locale, viene fuori che oggi, con le dovute eccezioni, che ci sono anche delle eccezioni e delle eccellenze straordinarie, ma abbiamo la necessità di qualificare molto e di aiutare molto gli imprenditori che oggi stanno sul campo a riqualificare e a migliorare la qualità delle loro strutture. Poi c'è la necessità di allargare l'offerta dell'ospitalità e dell'accoglienza, e qui questa è la sfida, lo dico al dottore Pesce, lo dico a Pedro, lo dico a Mariano, lo dico a tutti quelli che mi auguro anche nella futura amministrazione regionale avranno una responsabilità. Siamo alla vigilia della programmazione nuova. Da questo punto di vista io credo che bisogna insistere molto su questo terreno ad aiutare l'intrapresa privata a mettere in atto iniziative serie, perché intanto devono essere i privati a mettersi in campo con delle conoscenze che poi le istituzioni devono poter accompagnare e assicurare. Però dall'altro lato, il messaggio che è venuto fuori anche qui oggi, il dottore Pelli lo ha fatto in maniera molto chiara, il sindaco di Senise, che peraltro vanta di avere un centro storico uno dei più significativi di quest'area della provincia, ma anche i sindaci. Io so che alcuni si stanno già muovendo. Noi nei prossimi giorni con
dottore Terra, prima alla cronica, dove lì si sta provando a sperimentare una sorta di attività legata all'ospitalità diffusa. Ci sono esperimenti di questo tipo. Allora, molto probabilmente, noi dovremmo anche aiutare le amministrazioni locali, quelle che ci credono e quelle che presentano, come dire, anche dei voti significativi e avvocati su questo terreno, a costruire anche questo terreno dell'ospitalità diffusa, che può essere fatta, anzi, deve essere fatta soprattutto all'interno di questi nostri straordinari letti corti, che con l'occasione, per l'offesa, potremmo anche ulteriormente riqualificare, migliorare e rendere fruibili, e io dico rendere fruibili anche sul piano della sicurezza, perché quello che ci è accaduto l'anno scorso, 27 ottobre del 2012, come dire, ci ha aperto anche quest'allarme sulla sicurezza del nostro patrimonio edilizio pubblico e privato. Quindi mi pare che questa giornata è stata una giornata importante. Seguiremo tutti quanti con trepidazione quello che accadrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, però io credo che è stata costruita anche una bella squadra all'interno della quale se vogliamo anche fare vuole deve stare bene, anche non solo per obblighi istituzionali, ma perché siamo pienamente coinvolti in questo progetto. Qui a Senizia in particolare, fatto bene perché non bastano a dirlo, non si fa solo un'operazione di far crescere l'offerta turistica attraverso il grande attrattore, ma qui il parco e il comune valorizzano molto anche le attività di conservazione, perché essendo qui presente proprio nel dosso dell'area c'è una forte presenza antifaunistica. L'osservatorio che abbiamo costruito proprio sulla collina, peraltro guarderà questa struttura, come dire, noi con lo sforzo che ha messo in campo il parco e con quello che farà il comune insieme anche alla cittadella del Sant'Elia, credo che si può sicuramente portare a compimento e sarà un'altra struttura che su questo territorio sicuramente potrà essere fruita e realizzata. Quindi in ultimo un augurio a tutti quanti noi, una sfida, come dire, molto ardua, questo dobbiamo dirlo, un invito a quelli che per mestiere fanno i detrattori e i relatori, quindi a stare un po' più tranquilli, perché io credo che sia giusto, si lasci percorrere un cammino, non si lasci accompagnare, perché poi le sfide si vincono se tutti quanti concordiamo. Qui non ci sono parti e controparti, siamo tutti l'unica parte di una sfida comune, che è quella di far crescere queste comunità, farle uscire da questo oblio che accompagna purtroppo molta parte del Mezzogiorno d'Italia, che non riesce a rialzare la testa. Questi tanti di modernità e di innovazione che vengono fuori qui da Senizia oggi, io credo che rappresentino per noi un viatico importante e degli elementi che ci possono accompagnare a raccogliere le sfide del futuro. Grazie. Insieme è la realtà che comincia, e penso che questo sogno comunque sarà magari